Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di No Edit, il format in cui leggo a impronta e per la prima volta vari racconti e/o libri senza editare nulla. Così, buona la prima. Oggi vi leggo una storia molto breve perché stavo montando Ritorno al futuro e adesso, dopo questa storia, monto un altro capitolo perché me ne mancano così pochi, me ne mancano tre e posso già presentarvi e caricare la seconda parte di Ritorno al futuro. Visto che siamo in tema di aggiornamenti, vi aggiorno anche sugli altri progetti che sto portando avanti, i morti viventi, che vi ricordo ogni capitolo dei morti viventi è suddiviso in numerosi macro capitoli. E per pubblicare il quinto capitolo mi mancano gli ultimi 9 macro capitoli e poi è pronto. Invece, i Guerrieri della Strada, devo registrare l'ultimo episodio della seconda stagione e abbiamo finito anche questa stagione. Quindi questo mese avremo la seconda parte di Ritorno al Futuro, il quinto capitolo dei Morti Viventi e il finale di stagione dei Guerrieri della Strada. Fine annuncio aggiornamenti. Ah, vi ricordo che potete ancora votare il vostro libro preferito da farmi leggere fra i 5 che vi ho proposto io, ma niente vi vieta di proporre altri titoli, al link che trovate in descrizione anche in questo video. E adesso vi lascio ad un racconto di Philip Nutman, detto anche Filippo Uomo Nocciolina. Il titolo è Lavori sporchi. Buon ascolto. Corvino mentre preme il grilletto. E il film ricomincia ancora. Da 20 anni la stessa immagine. Leggeri cambiamenti, ma alla fine sempre le stesse cose. Sangue. Il proiettile colpisce il nero proprio tra gli occhi ed esce dalla parte posteriore del cranio, spruzzando ossa, sangue e materia cerebrale sul muro. Un assassino professionista. La sua mira è sicura. Un colpo perfetto. Il corpo del custode è disteso sul pavimento, le gambe aperte a V. Ciò che rimane dalla testa penzola a sinistra. Sopra il cadavere un segno scarlatto di scivolata. Corvino mentre inala. Così facile, premere un grilletto, spegnere una candela, un'altra vita estinta. Passa tra i banchi disseminati in disordine che ingombrano la classe, procedendo a esaminare l'armadietto dei rifornimenti. Vuoto. Giù dal corridoio un suono di vetri in frantumi, tre spari in rapida successione. Il cervello, Harry, sì, il cervello. Il silenzio pesa greve nell'atmosfera immobile. La stanza bianca nel condominio sopra il fiume Potomac, semplice, spartana, come si addice a un assassino. I due quadri astratti nello stile di Pollack. Uno composto da righe blu e arancio, paradossalmente entrambi dinamici e tranquilli. L'altro un arco rosso su uno sfondo bianco, come un tappetino da seppuku. La mira di Harry si sta peggiorando a causa della tensione dell'ultima settimana. La sua stanza, il suo rifugio dalla pazzia nelle zone di guerra di tutto il mondo, dove solo la sua precisione della mira lo aveva tenuto in vita. Vietnam, Medio Oriente, Nicaragua. Lo chiamano un colpo solo, oppure signor Grilletto, Dominic Corvino. Il più fidato agente operativo di cui il dipartimento dispone per i suoi lavori sporchi. Le armi da fuoco sono le sue amiche, nell'arte di uccidere è un maestro. Ora la posta è cambiata. Il suo santuario invaso. Una figura scura che compariva improvvisamente alla porta. Il sibilo di un silenziatore e un tizzone ardente di dolore che gli trapassava il. Ora si ricominciava da capo. Si siede su un banco, prende una Camel dal taschino della camicia, l'accende e inala.
L'odore della morte è un vecchio compagno. Il sapore di una sigaretta, un raro piacere. Il fumo lo prende giù in gola. Troppo secco. Il tabacco è vecchio. Corvino schiaccia la sigaretta col tallone dello stivale destro mentre si alza, controllando il caricatore della sua automatica 45. Nella vita solo una cosa è sicura, il cambiamento. Tutta la baracca è crollata, non a sinistra o a destra, ma proprio al centro del suo percorso, sparpagliando i rottami in ogni direzione in modo da non lasciare vie di scampo. Strani tempi a Casablanca. Tutto è sempre lo stesso, le strade e sobborghi delle città di tutto il mondo inondati di sangue. Amico contro amico, fratello contro sorella. Seguito istantaneamente dal soffocante peso dell'oscurità. L'istinto di sopravvivenza che ha la meglio sui sentimenti. Non c'è il tempo di preoccuparsi, solo il desiderio di sopravvivere. Corvino scorge la propria immagine riflessa nella finestra. Il buio incalzante delinea il viso che a sua volta lo fissa, illuminato dall'alto da una fredda luce elettrica. Ombre incupiscono i suoi occhi da italiano, infossati e incorniciati dalle spesse sopracciglia nere, il pallore ceruleo della sua pelle chiazzata nella luce naturale. La bocca è una debole, stretta fessura rossa. La natura del suo lavoro, il conto delle sue esperienze passate non incoraggiano la frivolezza. È un uomo serio, che porta a termine compiti seri con risultati irrevocabili. Si gratta la mascella. Le unghie strusciano contro la peluria che ricopre le sue guance. Strati di pelle morta si attaccano alle unghie. Li toglie schioccando silenzioso le dita. Carenza di nutrimento appropriato. Corvino entra nel corridoio. Alla sua sinistra, Skolomsky e Lewis sono davanti alle porte delle rispettive aule. Il giubbotto blu di Lewis è insozzato da macchie scure. Solo Skolomsky sorride. L'odore della cordite e quello ramato del sangue aleggiano nell'aria stagnante della scuola. Corvino guarda a destra. Non c'è segno di Harris. Mentre sta per avvicinarsi alla stanza, arriva Harris. A posto, annuncia Harris con il suo duro accento di Brooklyn. Corvino annuisce e si gira verso Skolomsky e Lewis. Idem, dice il polacco. Corvino prende la radio dalla guaina, rimettendo la colta automatica nella fondina sotto il braccio sinistro. Alfa pulizie, terzo piano spazzato e lavato. Iniziate a imbustarli. Dalla grande finestra vicino alla rampa delle scale segnala la conferma visiva ai ragazzi che aspettano nel parcheggio. 10 uomini in squadre di 2, ciascuna con un sacco per cadaveri. Trotterellano in formazione serrata su per le scale ed entrano nell'edificio. Ci sono altre stanze in questo edificio che non sono state pulite? Rivolge la domanda a Lewis, ma è Skolomsky a rispondere. No, risponde il gigante. Abbiamo setacciato ogni centimetro di questo posto che valesse la pena di controllare. Li abbiamo beccati tutti. Corvino annuisce lentamente. Niente resistenza? No, dice laconico Lewis. Corvino nota un foro di proiettile nel giubbotto di Lewis, contornato da una macchia bruna. Nada, bofonchia Harris. Non erano abbastanza, aggiunse sorridendo Skolomsky. Fin troppo facile. Corvino fissa il polacco con occhi penetranti. La passione per il sangue di Skolomsky minaccia di offuscare di nuovo la sua professionalità. Teheran. Yuzl morto. Lewis ferito. Un colpo di testa di Skolomsky. La missione annullata. Skolomsky, assassino di professione, sadico di professione. Non si fida del polacco che ha gusti perversi. Nashville, Skolomsky, i resti di una prostituta scuoiata viva, la stanza del motel inondata di sangue, del tutto inutile. Skolomsky continua a sorridere a Corvino. Qualcosa non va?
Prima che Corvino possa rispondere, la prima coppia di ragazzi dei trasporti compare in cima alle scale. Dove? In tutte le aule. No, dice finalmente il polacco. Controllate le armi, poi tornate al parcheggio. Corvino si volta verso la finestra, conscio del fatto che Skolomsky lo sta ancora fissando. All'orizzonte piccoli incendi localizzati pulsano alla periferia sud di Washington. China lo sguardo sulla sua arma, la toglie dalla fondina con chiusura a strappo, estrae il caricatore e lo sostituisce con uno nuovo, per ogni evenienza. Una seconda coppia sale di corsa le scale. Lui indica l'aula più vicina. Lewis, Skolomsky e Harris gli sfilano davanti, diretti al piano terra. Corvino ha cancellato dalla sua mente ogni domanda su ciò che sta succedendo. Come ogni bravo dipendente statale, obbedisce agli ordini. I giochi di cervello spettano i suoi superiori. Un semplice soldato esegue ciò che gli dicono di fare. Sotto di lui, Lewis, Skolomsky e Harris si radunano nel parcheggio accanto ai due veicoli grigi corazzati. I ragazzi dei trasporti e la squadra Beta emergono dall'ingresso della scuola per unirsi a loro. Corvino estrae soprappensiero il pacchetto di sigarette dal taschino, infila una sigaretta fra le labbra secche e esita. La toglie e la rimette nel pacchetto, poi getta il pacchetto in un angolo del corridoio. Nell'aria è calato un gelo penetrante. Lewis cammina accanto al camioncino, l'M16 penzolante alla spalla. L'espressione è calma e i suoi movimenti indicano ciò che prova in quel momento. Molta tensione, troppe notti insonni e i postumi dello shock psicologico di ciò che la squadra di attacco chiama DZ, dopo zombificazione, che ovviamente cominciano a fare effetto sullo stato dei suoi nervi. Corvino si rende conto di essere un candidato ideale per un crollo post-operazione. «Ehi, Lewis!» dice il polacco. «Lewis, parlo con te!» Lewis non risponde. «Lewis, stai perdendo giri, mi senti?» Corvino sta attraversando il parcheggio mentre Skolomsky parla. «Ho detto che ci stai ricascando, come a Teheran!» «Pulizie completate?» chiede a Corvino il capo della squadra Beta, Hudson. Mentre lui sta per rispondere, un movimento all'estremo angolo destro del suo campo visivo. Lewis che solleva il calcio del suo M16 per colpire Skolomsky alla mascella. Il polacco crolla di schianto sull'asfalto. Lewis lancia un urlo stridulo, tuffandosi sul compagno a terra con la bocca spalancata. Corvino estrae la 45 dalla fondina e preme il grilletto non appena la canna è allineata con la tempia di Lewis. Lewis, che intanto morde la gola di Skolomsky e dilania il morbido tratto esposto dell'esofago. Nell'aria notturna il sangue zampilla nero. Lo ha mancato! Il pensiero gli ostacola la concentrazione mentre spara un secondo colpo. Anche quello va a vuoto, ma il terzo proiettile colpisce il bersaglio e il lato destro della testa di Lewis esplode! Lewis si affloscia sopra il corpo ancora sussultante del polacco. La mente di Corvino è fuori sincronia. Lo ha mancato! Il polacco continua a muoversi. L'urlo che ha lanciato mentre Lewis gli squarciava la trachea cessa, sostituito da un sibilo rantolante mentre i suoi polmoni prelevano ossigeno direttamente dall'enorme ferita alla gola. Il polacco si scrolla il cadavere di dosso, si mette seduto. Il sibilo aumenta, gli occhi infossati si ritirano ancora di più nelle orbite rinsecchite. Simile a un toro stordito, ma ancora inferocito, si leva in piedi barcollante, il viso contorto da un rictus di rabbia. Harris apre il fuoco con la sua 357 Magnum. La prima pallottola colpisce Skolomsky al linguine. Lui ha uno scarto di lato, ma rimane in piedi. La seconda lo colpisce al petto, uscendo dalla schiena con un suono di rami spezzati. La terza gli stacca il braccio destro all'altezza del gomito. A che cazzo di gioco sta giocando Harris? La testa, sempre la testa. Corvino prende la mira e spara.
e il viso del polacco scompare, mentre il corpo crolla a terra con un tonfo molliccio. Corvino si volta verso Harris. Il viso del compagno una lavagna vuota, i lineamenti un testo non ancora scritto. Non appena torneremo a Capitol Hill, lascerai il servizio, Harris. Harris non dice nulla. Ha lo sguardo fisso e gli occhi vuoti, e la Magnum fumante nel pugno. Corvino si allontana da lui per fronteggiare la squadra Beta, i cui membri hanno tutti sollevato le armi. Pulite quella schifezza, dice con un cenno del capo verso Skolomsky e Lewis. Dobbiamo completare il carico e riportare questo furgone di specialità alla Casa Bianca. Al presidente serve carne fresca. Due uomini della squadra Beta appoggiano il loro M16 contro il veicolo più vicino ed estraggono altri due sacchi dal retro della vettura. Poi, nel giro di un minuto, un cambiamento totale. Tutto inizia con una mezzaluna di fiammate messe da armi da fuoco e con un rombo di tuono. 15 secondi. Mentre Corvino si gira, una pallottola colpisce la gola Hudson, che si ingulta e cade all'indietro, sputando sangue. Due pallottole colpiscono Corvino allo stomaco, facendolo ruotare su se stesso. 5 uomini della squadra pulizie vengono abbattuti. Alcuni cominciano a rispondere con i loro M16 al fuoco che proviene dal perimetro del parcheggio. La 45 di Corvino li scalcia fra le mani mentre lui esplode 5 colpi in rapida successione. Il sangue gli sgorga dallo stomaco, dove una sezione di intestino tenue sporge dal grosso buco nel giubbotto da combattimento. Dietro di lui una figura cerca di reggersi in piedi mentre altri proiettili gli crivellano il torace. Altri si gettano a terra. 30 secondi. Espulso il caricatore vuoto, Corvino ne infila rapidissimo un altro e continua a sparare, insensibile ai suoi organi interni danneggiati. Un proiettile gli graffia la fronte e gli inonda gli occhi di sangue. Lui spara alla cieca, estraendo un altro caricatore dalla cintura mentre si accuccia in una posizione che gli spinge le viscere attraverso l'enorme ferita. Diverse teste esplodono schizzando intorno a materia cerebrale. Gli uomini colpiti si contorcono sull'asfalto insanguinato, mentre nuove ondate di proiettili investono i loro corpi. 45 secondi. Corvino scivola a terra e la pistola gli sfugge dalle dita. Cerca di trascinarsi verso un veicolo vicino, con il corpo scosso da sussulti incontrollabili. Il parcheggio sembra un campo di prova per fuochi artificiali. Quasi a voler migliorare lo spettacolo, uno dei camion, quello verso il quale Corvino sta strisciando, esplode quando una pallottola colpisce il serbatoio. Nel buio si innalza una palla di fuoco e una pioggia di benzina in fiamme innaffia il suo corpo straziato. 57 secondi. Corvino continua a strisciare, lasciandosi dietro una scia di intestini che sembra un serpente, mentre il suo corpo brucia. Sta morendo per la seconda volta. Non c'è dolore. 60 secondi. Corvino sprofonda in una dissolvenza in nero. Nick Packard espulsa il caricatore dal suo Ingram. Aveva le orecchie che fischiavano. Qualcuno gridò, ma quali che fossero l'ordine o la cosa richiesta, non riuscirono a penetrare attraverso lo scampanio sfrenato che sentiva dentro la sua testa. Il giovane poliziotto, che aveva iniziato il servizio a Washington solo 6 mesi prima, non aveva quasi mai avuto occasione di usare un'arma. Adesso gli sembrava che l'Ingram fosse un prolungamento naturale del suo braccio destro, e questo gli piaceva parecchio, per Dio. Il capitano Stipe fece segno al gruppo composto da agenti e da civili di avanzare. Il camion in fiamme illuminava la carneficina e parecchi zombie dai corpi dilaniati si agitavano come vermi sull'asfalto. Uno cercava di sollevare un M16 con un braccio rotto. Così Packard sparò una breve raffica alla testa della creatura. «Prendi questo, fottuto cannibale figlio di puttana!» «Non sparate più!» gridò Stipe. Le orecchie di Packard ricominciavano a funzionare. «Va bene!» Erano in 30. 7 poliziotti e un gruppo assortito di uomini e donne la cui età variava fra i 16 e i 55 anni.
Tutti erano armati fino ai denti con una cozzaglia di pistole, fucili, asce, forconi, un paio di balestre e parecchi coltelli. Un ragazzo, una specie di frichettone vestito di stracci, aveva perfino un lanciafiamme rudimentale, che nonostante la sua aria casereccia era un vero castigo di Dio. «Packard», disse Stipe, facendo un cenno al giovane agente, «visto che ieri eri così ansioso di spazzarli via, adesso finiscili! Subito!» Packard sparò 3 brevi raffiche e anche l'ultimo dei morti viventi smise di muoversi. Tutti tranne uno. Ciò che restava di Dominic Corvino rotolò su un fianco per qualche contrazione finale del suo sistema nervoso. Packard estrasse la sua 38 special dalla fondina e sparò 2 colpi alla testa ancora in fiamme di quello che un tempo era stato Dominic Corvino. Diavolo, di questi tempi la prudenza non è mai troppa. Stipe si avvicinò a un corpo crivellato steso a faccia in giù sull'asfalto e lo rigirò con un piede. Stronzi governativi. Come? Disse Packard avvicinandosi. Sono agenti federali, questo lo riconosco. E allora? Packard sputò in faccia alla creatura. Rimangono sempre dei fottuti zombie, carne morta! Diede un calcio al corpo, spezzando una costola con la punta dello stivale. Sì, ma questi erano organizzati, esatto. Lavoravano insieme, senza andarsene in giro da soli come invasati. Insomma, se qualcuna di queste creature riesce a conservare la propria intelligenza, ci troviamo nella merda molto di più di quanto credevamo. Andò sul retro del veicolo, che non si era incendiato, e aprì la lampo di un sacco di plastica. Conteneva il cadavere di una bambina di circa 7 anni, colpita al petto da una pallottola e con le guance schizzate di sangue secco. Era una bambina normale. Merda! Packard spalancò gli occhi. Credo che non mi abituerò mai, specialmente per i bambini. Allora, cosa dobbiamo fare, capitano? Continuava a fissare la bambina morta e le sue guance con le feridi gelide come marmo sotto la torcia del capitano. Stipe si voltò verso di lui, le labbra increspate. Credo che ora sia di fare visita alla Casa Bianca. E finisce qui il racconto. Un po' strano. Non mi ha convinto tanto, a parte che non mi piacciono molto le storie action, mi sembrava di leggere una storia che se facessero un film potrebbe interpretarla benissimo Bruce Willis. Non mi è piaciuto molto lo stile narrativo, tante parentesi, tanti corsivi. Io ho cercato di renderla al meglio, credo di essermi confuso un paio di volte con le voci, però sono le studiate, le ho inventate in questo momento, abbiate pazienza. E niente, cosa vi devo dire? A me non è piaciuto questo racconto, fatemi sapere voi invece se siete d'accordo con me o se pure vi è piaciuto, e se vi è piaciuto perché. Ciao e alla prossima puntata di Noeli.